pellegrinaggio è un'occasione privilegiata per l'uomo e per il cristiano per sostare lungo il cammino della vita, ammirare le bellezze del creato e percepire l'incontro con se stessi e con Dio. È su queste premesse che si è svolto a Roma il 28esimo Convegno Nazionale Teologico Pastorale organizzato dall'Opera Romana Pellegrinaggi sul tema Pellegrinaggio e Misericordia nelle tre grandi religioni monoteiste. Il pellegrinaggio altro non è che un'espressione della natura profonda dell'uomo, ecco, che su questa terra appunto è un pellegrino. Io credo che può dare proprio questo senso, no? Questo senso, ecco, di un cammino che si deve compiere nella vita, un cammino di cui tutti siamo parte, e rafforzare quindi quei legami anche di fraternità e di amore che devono esserci tra gli uomini. Io lo vedrei in questo senso il contributo del pellegrinaggio, quindi come un'uscita anche, come un'uscita da quello che rende l'uomo meno uomo, verso una pienezza di umanità che significa anche pienezza di fraternità. E in un'epoca in cui sembra acuirsi il tentativo di dividere e di fomentare odio anche attraverso la religione, giunge quanto mai opportuno dal convegno il richiamo a quanto invece di comune esiste tra le tre grandi religioni monoteiste, in grado di unire e di rafforzare proprio il messaggio di amore e di misericordia tra i popoli. Bisognerebbe ritornare ancora, allora, in questo caso, proprio alla parola misericordia, così come si presenta nell'interno dell'Antico Testamento. La lingua ebraica usa il termine rachamim. Ora, pochi dei cristiani almeno sanno che tutte le sure, cioè tutti i capitoli del Corano, tranne uno, 114 capitoli, cominciano tutti proprio con questa stessa radice. Radice verbale, il Signore è chiamato alla Rahman Rahim, cioè misericordia e misericordiosa. Ecco, per questo già si vede che due religioni che apparentemente ora sono in tensione, in realtà hanno alla base la stessa definizione di Dio. Ecco quindi che il valore del pellegrinaggio si intreccia col significato stesso più profondo della misericordia. Lo stesso Papa Francesco, nella bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia, ha affermato che il pellegrinaggio è un segno peculiare dell'anno santo, perché è icona del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. La misericordia è il nome di Dio, no? Ecco, soprattutto nella religione cristiana, nella rivelazione cristiana, Gesù Cristo è venuto a rivelarci la misericordia di Dio. Ecco, questo che era già un patrimonio dell'Antico Testamento, dove Dio si presentava appunto sotto diciamo le caratteristiche della misericordia e della fedeltà, e questa è anche una dei nomi famosi, ecco, che l'Islam attribuisce a Dio, no? Allora questo Giubileo della Misericordia può essere un momento per vedere come questo tema della misericordia ci può unire, no? Su quali basi concrete ci può unire, soprattutto nel senso dell'esercizio delle opere di misericordia.